Buonasera e buon lunedì 30 agosto. Buonasera a Concita De Gregorio. Buonasera Davide. Eccoci qua. Allora, la stretta attualità ci porta in Italia, dove, come avete sentito anche poco fa dal telegiornale condotto da Mentana, si moltiplicano gli episodi di minacce ed aggressioni da parte dei Novax. Qui vedete le immagini del weekend, dove è stato preso di mira un gazebo del Movimento 5 Stelle, ma non solo. Il cronista di Repubblica che è stato aggredito, già identificata la persona che peraltro lavora all'interno della scuola, che gli ha tirato un cazzotto in faccia e che ha passato le sue ultime ore all'interno di una questura, e si è scoperto pure che questa persona aveva il porto d'armi regolarmente denunciato. Ma non solo, siccome dal 1 settembre vi sarà l'obbligo dei green pass su treni, navi e aerei, i Novax annunciano delle clamorose manifestazioni, tra le quali appunto il blocco dei treni. E tra gli ospiti di questa sera c'è il professor Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Buonasera professore, intanto la solidarietà del nostro studio, visto che lei è stato anche lei protagonista di minacce, l'hanno seguita sotto casa, insomma ce lo racconterà tra poco, ed è uno dei protagonisti della puntata di questa sera assieme a Annalisa Cuzzocrea, grande cronista di Repubblica. Buonasera e benvenuta. E collegato dall'isola d'Elba, credo sia ancora lì, Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero. Buonasera Senaldi, ma parleremo buonasera anche di altro. Andremo a Kabul, in Afghanistan, si tratta per i corridoi umanitari, e noi, a proposito di corridoi umanitari e di profughi, ci collegheremo in diretta con Avezzano. È la prima volta che delle telecamere, che sono le nostre, entrano all'interno di questo campo che è stato allestito dalla Croce Rossa, e c'è per noi Elena Testi, quindi per la prima volta incontreremo e scopriremo la storia di queste persone che sono arrivate in Italia. Pochissimi minuti e con Concita De Gregorio da qua ripartiamo, a tra poco. Buonasera, buonasera, è lunedì 30 agosto, sono le 20 e 44 minuti, bentornati in onda. Buonasera David Parenzo, buonasera Annalisa Cuzzocrea, buonasera. È con noi collegato il condirettore di Libero Piero Senaldi, ancora all'isola d'Elba, ma torna, ha assicurato, vero? Torna, cioè anche sì, la redazione. Ma in realtà ancora, io sono qui da venerdì. Anche la sua redazione sì ha avuto delle garanzie, in ogni caso siamo in grado di darvele noi, tornerà dalle vacanze, ma prima di tutto darei la parola, se sei d'accordo David, certo, al professor Matteo Bassetti. Buonasera professore, il direttore delle malattie infettive del San Martino di Genova, perché a Genova, proprio a casa sua, il professor Bassetti è stato inseguito e fin sotto casa e minacciato da una persona poi identificata. Non è la prima volta che accade, sapete che il professor Bassetti è stato ed è, insomma non so se queste cose si possono dire, comunque diciamo sì, sì, sotto tutela per le minacce che riceve con una certa costanza, e quindi le farei raccontare subito, professor Bassetti, che cosa è successo. Ma è successo che rientravo con la famiglia dalle vacanze e sono uscito abbastanza tardi, e mentre rincasavo una persona mi ha riconosciuto, ha iniziato a inveire contro di me e contro i vaccini, dicendo che noi con i vaccini ammazziamo la popolazione, ha iniziato a insultarmi in maniera molto pesante. E devo dire che io ho fatto finta di niente, come mi è sempre stato suggerito di fare, e nonostante facessi finta di niente ha continuato a venirmi dietro con un passo molto spedito. Io passavo davanti a casa, avevo i miei figli a casa, non volevo far vedere qual era la mia abitazione, e come mi ha detto di fare le persone che mi stanno proteggendo, ho chiamato immediatamente la pattuglia della polizia, della Digos, e devo dire che dopo pochi minuti, pochissimi, la pattuglia è arrivata. E la persona che era stato così forte di sé ha cercato di scappare ed è stato identificato dalla polizia, e poi c'erano vari testimoni che in qualche modo hanno testimoniato quello che è avvenuto, e credo che adesso ci saranno. Io ho fatto la mia denuncia, ma mi auguro che sarà perseguita rapidamente, perché quello che io chiedo per tutto quello che sta succedendo, consideri che ieri il mio numero è stato messo in una chat di Telegram e oggi ho ricevuto circa 300 telefonate tra anonime, messaggi di morte. L'ultimo è: sappiamo dove vivi, ti schiacciamo con un tir,
cioè questa è la tipologia. Mia moglie ha ricevuto in albergo una telefonata di minacce di morte direttamente a lei. Qui siamo arrivati veramente a un punto che se non si prende un'iniziativa da parte della magistratura, ma non del dire che io devo fare una denuncia, la magistratura deve intervenire, perché queste sono associazioni criminali che meritano di essere trattate come tali. Io vorrei fare un supplemento di una domanda supplementare rispetto a questo. Abbiamo visto nelle piazze la violenza proprio anche fisica esercitata nei confronti di cronisti, prima la collega di Rai News 24, adesso il collega di Repubblica, proprio molto violentemente aggredito, ecco, ne parleremo tra pochissimo. Ma professor Bassetti, queste minacce arrivano sul telefono di sua moglie e sul suo telefono personale, cioè sui vostri numeri privati? Allora, la chat di Telegram ha messo ieri in rete il mio numero personale di cellulare, che ha girato praticamente tutta l'Italia. La minaccia a mia moglie arriva nell'albergo dove lavora, quindi sono nella nostra... c'è questa chat di Telegram su cui hanno detto che loro faranno avere i nostri indirizzi, pubblicheranno i miei, quelli dei presidenti di regione, quelli di altri medici. Io quello che chiedo è che la magistratura indaghi e dia delle risposte a noi cittadini, che devono essere delle risposte univoche. Non è possibile che tutto quello avvenga perché io vado a denunciarlo. Ci vogliono delle indagini, oggi dobbiamo agire nei confronti di un movimento che evidentemente è organizzato ed è un movimento che non è del singolo. Stiamo parlando di movimenti che sono sovversivi. Lei lo paragona, mi pare, giustamente peraltro, lo condivido, quasi al, come quando c'era il terrorismo, che c'era una sorta di leggi speciali. No, questo è il terrorismo. Guardi che io dover tornare a casa stasera, chiamare la polizia che faccia la bonifica di casa mia. Quando è che avvenivano queste cose? Durante il terrorismo. Quindi lei dice andrebbero usate in questo caso, non dico le leggi speciali che si usarono all'epoca del terrorismo, ma insomma trattare queste persone come fossero dei terroristi. Direi, sentiamo subito Annalisa Cuzzocrea e poi Senaldi. La chat di Telegram a cui faceva riferimento, ne abbiamo parlato spesso, consta di una comunità di 40.000 persone, una di queste si chiama Basta Dittatura ed è il canale utilizzato proprio per darsi anche gli appuntamenti, oltre che per minacciare, anche per darsi appuntamenti per questo. Tu hai notato nel tuo lavoro di cronista che c'è stata e c'è un'escalation in questo in vista dell'1 settembre, cioè quando i provvedimenti diventeranno più stringenti, dalla tua esperienza, Annalisa? Beh, l'escalation è sotto gli occhi di tutti. Quello che è accaduto al professor Bassetti, che a me sinceramente fa venire i brividi, perché si tratta di pedinamenti, di minacce, di possibili aggressioni. Soprattutto noi abbiamo visto oggi le immagini del nostro cronista, del videomaker, aggredito fisicamente semplicemente perché stava ponendo delle domande. Sono immagini che sinceramente io raramente ricordo con questa violenza, e ha molta ragione Bassetti a dire che non stiamo parlando di singoli, cioè non si può dire un matto, perché ogni volta che non si vuole affrontare una questione nella sua complessità e con le cose che servono per fermarla si dice che c'è un matto. Tra l'altro è stato identificato, è un collaboratore scolastico, quindi una persona che tutti i giorni entra in una scuola di 57 anni, che ha un porto d'armi, che ha delle armi in casa, adesso il porto d'armi gli è stato sospeso, e in questura parliamo della persona che ha aggredito, Francesco Giovannetti, che è il videomaker di Repubblica. È un fatto, io conosco Francesco Giovannetti, una cosa che mi ha sconvolta, perché è davvero la persona corretta, una persona che... Guarda, non è neanche... Facciamole vedere queste immagini. Ma fammi chiedere, professor Bassetti, anche la persona che ha aggredito lei è stata identificata? Sì, è stata fermata immediatamente dalla polizia. E fa parte di un movimento politico o è un comune cittadino? Questo non glielo so dire, io non so niente, se ne sta occupando il mio avvocato, l'avvocato De Stefanis, e la Digos, che devo dire ringrazio per tutto il lavoro che fanno, perché la Digos e la polizia, la questura di Genova, stanno facendo un lavoro straordinario, me li faccia ringraziare, perché mi sento anche tranquillo, insomma, si fa per dire tranquillo, perché naturalmente è un periodo un po' difficile. Ecco, io devo dire che stamattina, per la prima volta, quando sono uscito di casa con la mia moto andando all'ospedale, non ero tranquillo. Ecco, io chiedo
se è giusto tutto questo. Ecco, io vado all'ospedale, faccio un lavoro per tutti, per la gente, perché lavoro nell'ospedale pubblico. Ecco, credo che lo Stato debba tutelare in maniera diversa i propri medici, i propri sanitari, chi si è speso e chi si sta spendendo per curare tutti poi alla fine. Vediamo insieme le immagini, ci torniamo subito. Queste sono le immagini delle aggressioni. Andrea Postiglione. Perché siete qui? Perché? Scusa, io faccio il mio lavoro. Giornalista terrorista, ma che cazzo vuoi? Questi sono dei pazzi criminali, assassini, dittatori, nazisti, fascisti che non guardano in faccia a nessuno. Gira sta telecamera, perché sennò lascio stessi. Gira sta telecamera. Cosa sono qui? Aiuta la Ucraina! Mi taglia la gola, cosa ha detto lei? Cosa ha detto? Mi taglia la gola. Cosa? Allora, Pietro Senaldi, ti taglio la gola, cosa ha detto? Ti taglio la gola, sbam. Davanti a una telecamera. Davanti alla telecamera, ma... appunto, senza nessun pudore, diciamo, nemmeno di questa. Essere ripreso, visto esatto. In faccia. Come un... Di che si tratta? Si tratta, secondo me, di qualcosa che nasce da lontano e ha molti aspetti. Per esempio... Io ricordo bene che il dottor Bassetti è stato, per esempio con Zangrillo, oggetto di una campagna stampa diffamatoria da molti organi di stampa che lo misero nel mirino da un anno ormai, questo non lo scopro io, e l'hanno attaccato violentemente in tutti i modi. Prima ovviamente con le parole e poi ovviamente qualche invasato passa alle vie di fatto. Quindi ci sono delle persone che da un anno vengono messe nel mirino e poi ovviamente uno attacca Bassetti che è nel mirino piuttosto che da un altro. È stato oggetto proprio di una campagna stampa diffamatoria e violenta nel silenzio dell'ordine dei giornalisti ovviamente. Per quanto riguarda invece questi episodi di piazza, anche questi arrivano da lontano, no? Ovvero sia, noi parliamo da un anno e mezzo di dittatura sanitaria, ovviamente alzando i toni rispetto alla realtà. Poi però queste decisioni limitative della libertà delle persone non vengono mai giustificate, non vengono mai spiegate adeguatamente e poi si susseguono provvedimenti estremamente contraddittori. Per esempio, se il vaccino ha una durata di 6-8 mesi, come appare, perché il Green Pass deve durare 12 mesi? Mi viene da rispondere perché fa comodo al governo, però... Voi capite che se c'è uno che è scettico sui vaccini e gli dici che il Green Pass vale 12 mesi se il vaccino copre 8 mesi, questo gli alimenti, gli nutri tutta la sua rabbia e tutte le sue perplessità. Forse perché anche dovevi quindi, verificarlo. È ovvio che la violenza è condannabile, ma bisogna vedere da dove nasce, perché chi ha delle responsabilità e chi, diciamo così, è più lucido, è facile dire i Novax sono degli stupidi. Chi è più lucido, chi è intelligente, chi ha il potere, deve evitare, ovviamente in un comportamento che va avanti nelle settimane, nei mesi e negli anni, che la situazione degeneri. Perché secondo me questi non sono terroristi, sono delle persone che non vogliono sovvertire lo Stato come i terroristi. Sono delle persone che si sentono abbandonate dallo Stato, non comprese e... Facciamoci diciamo spiegare bene da Bassetti, poi torniamo ad Annalisa. Perché il concetto del terrorismo. Una domanda. Scusate. Io non le giustifico, però vado a spiegare il loro sentimento. Vanno a spiegare, dice Senaldi. Però non le stiamo ghettizzando. Lo giustifico, ma. Allora, c'è sempre questo ma e c'è sempre questo vanno a spiegare. Però io ho una domanda semplicissima, talmente semplice che è persino banale, un po' stanca, diciamo, tante volte l'abbiamo fatta. Se io ammetto la libertà, chiamiamola, no? Vanno in piazza chiedendo libertà, la libertà di chi non vuole mettere la mascherina, di chi non si vuole vaccinare, per quale ragione chi non vuole mettere la mascherina e non si vuole vaccinare deve aggredire me che sono vaccinato e mascherato? Cioè, come mai non è bilaterale questo rispetto e questo ascolto reciproco?
Può darsi che ci sia qualcosa in più? No, io ti rispondo, perché no, i vaccinati si sentono parte del sistema, ok? Sì. I non vaccinati si sentono esclusi violentemente dallo Stato, dal sistema, e molti di loro hanno delle reazioni sbagliate, violente. Io non le giustifico, provo a capire la situazione perché non si abbia a ripetere e non ci siano dei casi di violenza. Allora, secondo me uno Stato, si parla tanto di essere inclusivi, no? Però deve anche essere inclusivo e chiaro nei confronti dei propri cittadini. Sì, che ne pensate? Ho capito il punto di vista. Sentiamo un attimo di nuovo Bassetti e poi subito Cuzzo Crea, perché in quel ma ci sta tutto evidentemente. Ma torniamo alla questione del terrorismo, perché mi sembra interessante, lo ha scritto anche il Corriere oggi, l'ultima novità è proprio rappresentata dalla ricerca degli indirizzi di casa dei politici, dei virologi, i giornalisti invisi, persone che vengono trattate come nemici. Questo è forse il salto di qualità terribile che stiamo vedendo. Allora, le chiedo, quando lei parla e dice ci vorrebbero delle leggi come all'epoca del terrorismo, lei si sente come Biagi, D'Antona, cioè persone che sono state anche lasciate sole a un certo punto, così hanno detto, dallo Stato? Lei si sente in quella condizione lì? Di una persona che si sente in qualche modo... Ma io non mi voglio... Guardi, io credo che... Allora, io non mi sento nella condizione, come dire... di come sono state le persone che le ha nominato, però certamente mi sento in un momento di insicurezza e vorrei sentire appunto che le istituzioni, in questo caso sto parlando della magistratura, desse un segnale forte, e il segnale forte è identificare le persone, perseguirle rapidamente e se c'è una pena infliggere la pena nel più breve tempo possibile, in modo tale da dare un segnale anche a tutti gli altri. Però mi faccia anche dire una cosa: noi oggi siamo qui a discutere fondamentalmente di una minoranza che è giusto che venga perseguita se fa violenza, però noi vorrei che mettessimo in evidenza il 70% degli italiani e certo, sono convinto l'80% che si è vaccinato, che si vaccinerà e che è la parte, non voglio dire buona, però la parte che diligentemente ci ha ascoltato, si è vaccinata, ha creduto nella scienza. Cerchiamo di mettere in evidenza questa parte e che sia questa parte a far sentire un po' più alta la sua voce, perché il rischio è che una minoranza molto rumorosa prenda la piazza. Nella realtà c'è una maggioranza silenziosa che, ripeto, diligentemente si è vaccinata, diligentemente segue le regole. Vorrei che fosse dato un pochino più di spazio anche nella stampa a questa parte. Non c'è dubbio che sia così, questo è il nostro sforzo. È anche vero che quando sì, la persona che aggredisce Francesco Giovannetti di fronte a una telecamera, il videomaker di Repubblica gli dice ti taglio la gola e poi lo prende a botte, segna un salto, no? Sì, rispetto al semplice dissenso, sicuro, alla rivendicazione, anche a quello che diceva Pietro Senaldi, cioè la legittima, diciamo, ci sentiamo una minoranza e quindi alziamo la voce. Ma fra alzare certo, la voce e alzare le mani c'è differenza. Annalisa Cuzzo Crea. Sì, io trovo davvero fallace il ragionamento fatto da Senaldi, perché lui dice queste persone si vedono continuamente limitare la libertà senza che venga loro adeguatamente spiegato. Non è vero. Tutti gli atti fatti dal governo sono stati spiegati e queste persone attaccano, schedano, perché schedano i cellulari, le persone che spiegano, le persone come il professor Bassetti, i politici che vanno a spiegare le ragioni del Green Pass e del perché bisogna vaccinarsi per tutelare la comunità, per tutelare tutti. Quindi non è vero che le cose non sono adeguatamente spiegate. Sappiamo benissimo perché c'è il Green Pass, sappiamo quante persone sono morte in Italia, quante decine di migliaia di persone, sappiamo che ogni giorno ne muoiono 60 almeno, ancora, nonostante il vaccino, e che la maggior parte di queste persone che muoiono non sono vaccinate e magari non sono vaccinate perché non hanno potuto e l'hanno preso da qualcuno che invece ha scelto di non vaccinarsi. Sappiamo tutto questo eppure continuiamo a dire che non è adeguatamente spiegato. La questione di persone tagliate fuori dal sistema è un alibi enorme che si usa ogni volta che queste persone passano alla violenza. Lo hanno usato i gilet gialli in Francia, poi sono sempre le stesse persone, no? Prima erano no euro, no vax, no green pass, con le infiltrazioni delle formazioni estremiste di destra che io ancora non riesco a capire come possano manifestare liberamente con l'ideologia che portano. E poi soprattutto, scusatemi, il 1° settembre hanno annunciato il blocco dei treni, ma quella è interruzione di pubblico servizio, non si può fare.
non si può fare, queste manifestazioni vanno fermate e bisogna dirlo con coraggio e senza più alibi, perché sinceramente degli alibi, le persone che sono in questo momento in ospedale credo che siano stufe. Sì, bisogna dirlo per tempo, cioè non correre ai ripari dopo il primo settembre, se hai interruzione di pubblico servizio non si può fare, bisogna che domani, 31 agosto, si prendano delle misure. E tra questi però c'è anche un senatore che in una diretta di oggi ha detto che si sente vicino alle si chiama Paragone, si sente vicino alle battaglie di chi blocca i treni. Io non mi sento di condannarli. Esattamente, però siccome è un reato, allora io volevo tornare un momento al professor Bassetti, perché io conosco alcune persone che hanno partecipato alla manifestazione di Roma e ci ho parlato in queste ore. Facciamo la tara della parte politica, facciamo come se non esistesse la strumentalizzazione della destra, di Forza Nuova, eccetera. Ci sono anche molte persone comuni che sono sinceramente convinte che il vaccino sia forse dannoso e che la mascherina non sia necessaria. Quello che mi ha colpito, e le faccio questa domanda, professor Bassetti, è che non c'è una simmetria fra le mie ragioni e le loro ragioni, perché loro, in realtà, la persona con cui io parlavo, in realtà quello che voleva era convincermi delle sue tesi. Quindi c'è un tema di proselitismo, c'è un tema di non rispetto la tua posizione e trovo che tu sia uno schiavo del potere, un servo del sistema pagato da Big Pharma che ci sta avvelenando e ti voglio convincere oppure ti aggredisco. Questa trovo che sia la simmetria, perché nessuno delle persone che manifestano in piazza è stata aggredita dai giornalisti che gli facevano le domande, no? Ma guardi, io credo che con una componente, io non voglio parlare del Green Pass, parliamo della vaccinazione. C'è uno zoccolo duro con cui devo dire che chi come me fa questo mestiere da tanti anni ha provato a dialogare. Le assicuro che nel 2017, ai tempi della legge Lorenzin, ci furono gli stessi problemi, perché Burioni e il sottoscritto fummo sbeffeggiati quando andavamo a parlare alle assemblee pubbliche. Ogni volta che si andava a parlare venivamo additati come gli schiavi di Big Pharma, come se il vaccino provocasse chissà quali problematiche. Per cui è un problema culturale. Cioè, io credo che noi non dobbiamo, io vorrei dire questo, la componente Novax è inconvincibile. Noi dobbiamo cercare di parlare a quelli che sono gli scettici, e ce ne sono tanti, e sono convinto che parlando con le argomentazioni, cercando piano piano di convincere uno e l'altro, portando dei dati, quali sono i dati? Guardi, io sono tornato oggi dalle ferie, cosa ho trovato nel mio ospedale? 7 ricoverati in malattie infettive, tutti e 7 non vaccinati, di età compresa tra i 31 e i 68 anni. Quanti sono stati ricoverati in terapia intensiva quest'estate? Molti. I ricoveri in terapia intensiva al San Martino, 100% non vaccinati. Questi sono numeri. Certo, abbiamo ricoverato anche qualcuno che era vaccinato, ma è una piccolissima parte rispetto a quelli che sono i non vaccinati. Quindi il vaccino funziona e serve. Bisognerebbe spiegare queste cose. È chiaro che se poi uno è recettivo e ascolta, bene. Se uno dice ma tanto non me lo faccio, bene, a quel punto la politica dovrà pensare che cosa fare con chi, dopo aver provato a convincere e aver fatto quello che abbiamo fatto con la campagna vaccinale, deciderà che cosa fare. Senaldi. Obbligo o non obbligo? Vedo che scuote la testa. Senaldi, infatti, non capisco. Sì, è in dissenso rispetto a cosa, Senaldi? Ma io non credo alla persuasione, al potere della persuasione, mi spiego. Io mi sono vaccinato per due motivi essenzialmente. Perché non voglio morire di Covid solo in un letto di ospedale intubato e perché voglio evitare, vorrei risparmiarmi il terzo lockdown, perché è una cosa che mi ha molto infastidito. E anche per aiutare gli altri. Queste sono le mie due motivazioni, che secondo me sono due motivazioni piuttosto forti. Uno che non si fa convincere da queste due cose, non è che se gli parli, anche se gli parla il professor Bassetti, che senz'altro ha argomenti scientifici molto superiori ai miei, non lo convinci. Allora, io penso che ci vuole l'obbligo del vaccino. Perché? Perché il discorso dei Novax, con i quali io parlo, perché noi pensiamo che siano pochi pazzi, il 69% degli italiani non si è vaccinato, il 31% no, sarebbe di gran lunga il primo partito in Italia, no? Se votassero. Allora, io non penso che siano tutti pazzi, penso che siano persone a cui noi non riusciamo ad arrivare. Ma loro cosa dicono? Lo Stato non si prende la responsabilità di mettere l'obbligo del vaccino. Chiede a me di essere responsabile
e di avere una responsabilità che lui non si prende. E loro dicono, se loro non si prendono la responsabilità, significano che non credono nella sicurezza dei vaccini fino in fondo. Questo è il loro ragionamento. Ci piaccia non di tutti, Senaldi, perché questi sono, diciamo, quelli più sofisticati. Però questo è un equivoco su cui si gioca molto. È un ragionamento molto, no? sofisticato, e noi molte volte l'abbiamo detto, David, cioè è una decisione politica. Fino a che non c'è l'obbligo, evidentemente, certo, chi non vuole vaccinarsi è libero, tanto è vero che accade, e chi non vuole mettere la mascherina è libero, tanto è vero che accade. Il problema è stato poi il Green Pass, cioè che è un modo surrettizio, molti dicono, di introdurre l'obbligo. E perché l'obbligo? E perché l'obbligo non si riesce o non si vuole stabilire? C'è un problema politico, ci sono soltanto due paesi al mondo, mi pare, che hanno messo l'obbligo. Io non lo so, infatti non lo introducono neanche gli altri paesi. Penso che di fronte a queste resistenze si cerchi di arrivare come si può a convincere tutti. A me il Green Pass è sembrata una buona idea, cioè tu non ti vuoi, hai paura? Io rispetto la tua paura, la tua legittima paura. Non ti vuoi vaccinare, ma io devo tutelare la mia comunità, e quindi non prendi un treno, non entri in un ristorante, mangi a casa e poi metti la mascherina al supermercato. Cioè non è che ti sto vietando senza Green Pass. Non la trovi una prevaricazione? No, diciamo, non la trovo, la trovo un modo intelligente e sensato proprio di andare incontro a quella paura. Però come dicevi tu prima, serve il legittimo rispetto, cioè serve il rispetto reciproco, no? Nel senso che io vado incontro alla tua paura non mettendo l'obbligo, però tu non puoi picchiare giornalisti o cercare di convincere tutti che tu hai ragione. Non lo puoi fare. Io davvero, a me questa cosa, non capisco l'obiezione sul Green Pass, anche quando gli stessi sindacati dicono allora mettete l'obbligo, mi colpisce. No, ma c'è un mi clima, colpisce c'è un perché clima invece che c'è un clima pessimo. Pessimo, clima io l'ho scritto pessimo l'altro giorno, anche a me è successo, non credo in relazione a questo, ma anche a me è successo di essere fermata per strada da qualcuno che ha detto siete per la restaurazione del potere. Siete voi giornalisti? Sì, siete. Allora, quale potere? Quale restaurazione? Cioè, stiamo scherzando? Cioè, di cosa stiamo parlando? Vorrei lasciare la parola al professor Bassetti per concludere questo ciclo, diciamo così. Diceva, stamattina ho avuto paura, per la prima volta non ero tranquillo quando ho preso la moto per andare in ospedale. E in ospedale che clima ha trovato? Si sente sostenuto? Molto. Devo ringraziare il mio magico Dream Team, come lo chiamo sempre io, ragazzi, le persone che lavorano con me, medici, infermieri, operatori sanitari. Devo dire che ho avuto paura un attimo, ma nel momento in cui mi sono tuffato nuovamente nell'ospedale si è riaperto il cuore. Quindi dico che io continuerò a lavorare, non arretro di un millimetro, sappiano i Novax che le mie posizioni rimangono le stesse per i vaccini. Mi faccia dire che alla fine Senaldi ha voluto fare il bastian contrario, ma abbiamo detto esattamente la stessa cosa, nel senso che alla fine ci vacciniamo per non morire, per non andare in ospedale e per non chiudere più. È esattamente quello che abbiamo detto dal principio. Il problema è che molti non l'hanno capito. Grazie professor Bassetti, in bocca al lupo. Continueremo ovviamente a seguire, a raccontare, a seguire anche il suo caso. Se qualcuno si vaccina, come dicevi tu poco fa, David, anche perché lo trova un gesto di rispetto nei confronti degli altri. Queste tre motivazioni secondo sono personali. Non voglio morire, voglio continuare a lavorare e voglio tutelare. E non voglio stare in lockdown. Sono tre motivazioni autoriferite, ego riferite. Ci sono tante persone che lo fanno come un gesto di civiltà anche nei confronti degli altri. Ci si vaccina anche per gli altri. Non lo dico per superiorità morale, Senaldi, lo dico come fatto statistico. No, io anche per superiorità morale. Stanno facendo i ragazzi. Io invece anche Parenzo lo dice per superiorità. Sì, si è messo agli atti che Parenzo rivendica la sua superiorità morale. Io lo dico da cronista. Che rischia di farmi pentire di essermi vaccinato, perché è speculare ai Novax andiamo da Elena, non ho capito però che male c'è a dire, siccome faccio parte di una società, di una classe, di un ufficio, mi vaccino anche per il mio collega di lavoro. Non capisco se qual è. Prova a speculare questo... i Novax anche se noi non meniamo, non meniamo nessuno, però rispettiamo le scelte, però di tutti. Questa conversazione la continuiamo in chat, ragazzi, andiamo ad Avezzano da Elena Testi. Elena Testi, allora, 2000 persone in fuga dall'Afghanistan, trasferiti in questi giorni, e tu ti trovi ad Avezzano nel primo campo allestito dalla Croce Rossa. Vai.
hub di transito, mi hanno detto, perché questo, diciamo, lo trovano più corretto chiamarlo così, ma io intanto ve lo faccio vedere prima di presentarvi il nostro gradito ospite che ci racconta anche chi vive in questo campo. Questo è stato un campo allestito, e chiedo agli operatori di non avvicinarsi troppo perché chiaramente noi siamo in una zona protetta, ma loro non devono essere riconosciuti e noi dobbiamo stare lontano, nonostante siano stati tutti vaccinati, tutti tamponati, sono tutti negativi. È un campo, vi dicevo, allestito in 48 ore, non hanno dormito per riuscire a farlo. Un campo allestito dalla Croce Rossa, coordinati dalla Protezione Civile, ha partecipato anche il Covid e la Difesa, che in questi giorni si è occupata anche dei ponti umanitari, e la struttura commissariale Figliuolo li ha chiaramente vaccinati. Qui arrivano con la speranza, noi li vediamo camminare, giocare a calcio, ci sono tantissimi bambini, tanti neonati, ecco, quindi insomma, come dicevamo, la speranza nel cuore, però insomma, non tutti sono riusciti ad arrivare con i propri cari. Ci sono storie che vi hanno particolarmente colpito. Lei è un uomo di grande esperienza. Prima mi diceva: ho fatto l'Iraq, Haiti, ho visto Baghdad, cioè insomma, ne ha vissute. Ignazio Schinto è il direttore dell'area emergenza e soccorso della Croce Rossa. Prima però mi raccontava anche una storia di una donna che l'aveva colpita, se la può dire, anche per farci capire la grandezza dell'umanità del posto in cui noi stiamo facendo questa diretta e stiamo vivendo. Certo, una delle storie che ci ha colpito particolarmente è stata questa signora che cercava di entrare nell'aeroporto di Kabul col marito, e a un certo punto durante l'attentato si gira e non vede più il marito. Lei continua ad andare avanti con i propri figli. E ancora oggi la signora non sa che fine abbia fatto il marito, è andata avanti per l'amore di questi figli, e chiaramente la disperazione era totale, trovandosi sola ma con la grande voglia di comunque di vivere. Schintu, non è l'unica storia così, purtroppo. Davide, infatti ti sente. Dica. No, appunto, era semplicemente per capire da adesso ai prossimi giorni esattamente che cosa succede lì, e se avete anche, come dire, bisogno del contributo magari della popolazione nel portare vestiti, oggetti, visto che è il primo, il vostro campo che si sta occupando di questi profughi afghani. E poi transito verso dove? Perché, ah certo, sì, giusto. No? Perché diceva di campo di transito, che diciamo, riporta alla memoria... terribili pensieri, però campo di transito verso dove? Campo di transito verso la vita, a noi la intendiamo così, perché rimarranno pochi giorni con noi, continueranno il loro percorso di richiedenti asilo, sicuramente avranno la protezione internazionale considerando da dove arrivano. È chiaro, noi vediamo la vita, non vediamo la, cioè, cerchiamo veramente di col massimo dell'umanità di dare la speranza, altrimenti non saremo qua oggi. Per quanto riguarda le donazioni, escluderei che portino vestiti, abiti qua, anche perché chiaramente col Covid l'usato non viene preso, però noi come Croce Rossa abbiamo attivato un link sul nostro sito, sì, www.cri.it, per la raccolta di donazioni finalizzate poi a progetti specifici per gli afghani arrivati in questa occasione. Io però non ho capito se c'è una organizzazione per l'accoglienza di queste persone. Queste persone, quando avranno fatto la quarantena, per il dopo, dove saranno destinate? Cioè, ci sono delle famiglie a cui si appoggeranno? Noi possiamo, cioè ci sono, qualcuno di noi può fare qualcosa per loro, oppure è un'organizzazione proprio tutta pubblica che prescinde dall'intervento dei cittadini? Assolutamente, l'organizzazione pubblica, come per tutti i richiedenti asilo, avranno un percorso, finito la sorveglianza sanitaria, perché questo è un centro per la sorveglianza sanitaria, hanno iniziato appunto la quarantena che terminerà fra qualche giorno, e poi verranno indirizzati nella seconda accoglienza, seguita comunque dal Dipartimento delle Libertà Civili, cioè verranno indirizzati verso i SAI o verso i CAS, dove proseguiranno il loro percorso di richiedenti, che posso immaginare, ma questa è una mia previsione, sarà molto più breve, proprio perché il riconoscimento del rifugiato in questo caso è molto chiaro. Come proseguirà? Proseguirà in strutture già definite dal Dipartimento, che con le prefetture
e con i comuni italiani metteranno a disposizione strutture, case, eccetera, con un'accoglienza diffusa sul territorio. Io posso dire che non sì. sono preoccupatissimo per la seconda accoglienza, perché l'Italia fa un grosso lavoro in questo senso da anni. E lo seguiamo. Allora, Senaldi e Cuzzo Crea, ovviamente, su questo. Sulla macchina dell'accoglienza, diciamo, il governo si gioca una partita importante. Sappiamo che a Kabul sono rimaste più di 100.000 persone che avrebbero il diritto, cioè sarebbero titolari in qualche modo, tutti lo sarebbero, ma insomma, queste in particolare, perché hanno collaborato con le ambasciate europee, queste 100.000 persone stanno ancora a Kabul. Speriamo riescano ad arrivare in Europa. Ma la domanda è, su questa questione dell'organizzazione e dell'inserimento in un percorso certo, preciso, per i richiedenti asilo, il governo si gioca una partita importante, Senaldi e Cuzzo Crea, no? Nell'inserimento proprio, nel seguirli nel percorso e non abbandonarli, come purtroppo invece accade per altri. Allora, c'è da dire che non è facilissimo travasare mezza popolazione in 2-3 settimane, quindi il governo è stato anche criticato, però già abbiamo evacuato moltissime persone, cifre neppure paragonabili a quelle della guerra del Vietnam e via discorrendo. Ora, secondo me il governo si gioca una partita. Adesso, non è che questo governo ha tanta responsabilità nella guerra dell'Afghanistan, diciamocelo anche chiaramente. No, nell'accoglienza. I responsabili non sono Draghi, non sono neanche i grillini e non è neanche Salvini, se proprio dobbiamo dircela tutta, vanno cercati veramente altrove. Il governo fa quello che può, secondo me non sta neanche facendo così male, francamente, e comunque sta facendo meglio di quello di altri paesi. Annalisa Cuzzo Crea. Il centro di accoglienza è una cosa cruciale, perché sappiamo che spesso ci sono degli intoppi, no, nel riconoscimento della protezione umanitaria, ci dice la Croce Rossa che non sarà così in questo caso, quindi ci fa capire che ci sarà una sorta di corsia preferenziale anche poi per arrivare a centri di accoglienza diffusa, perché poi se passi dal lab di transito e finisci in un mega centro di accoglienza, ricominciare la tua vita avendo perso tutto ed essendo fuggito dall'orrore, spesso lasciando indietro i tuoi cari magari morti, non è semplicissimo. Quindi è vero, io sono d'accordo, Davide, con la tua domanda, si gioca moltissimo il governo in questo, anche perché il governo si è impegnato, ha detto di voler mettere in salvo queste persone. L'Italia ha portato in salvo più persone rispetto al resto d'Europa. Adesso ci sono due battaglie cruciali. Una è questa dell'accoglienza diffusa e dell'integrazione di queste persone, dare loro una vita degna in Italia. L'altra sono i corridoi umanitari per chi è rimasto indietro. Ci torniamo fra un attimo, Annalisa. Mini spot, torniamo su questi due punti. Bene, di nuovo in diretta. E allora il flash di Annalisa Cuzzo Crea, che stavamo chiudendo il ragionamento sul tema dell'accoglienza. Sì, dicevo, accoglienza e poi corridoi umanitari per chi è rimasto indietro, che non è colpa del governo che sia rimasto indietro. Sappiamo che le ragazze che devono venire a studiare all'università, alla Sapienza, avevano una speranza, sono rimaste indietro perché nel momento in cui alcune di loro stavano arrivando all'aeroporto c'è stata l'esplosione. Quindi non è esatto quello che scrive Libero, che se le siano dimenticate, che se le sia dimenticate Di Maio, Senaldi, queste 81 le studentesse della Sapienza. Non se le ha dimenticate, non sono riuscite ad arrivare. Governo, forse la responsabilità era di Querini in particolare, più che Di Maio, però se le sono dimenticate, no? Loro, se qualcuno le faceva salire sull'aereo, ci salivano. Sì, se arrivavano e non erano fermate da un'esplosione. Però dubito che la responsabilità del governo siano anche gli attacchi terroristici dell'ISIS-K. Però ogni giornale interpreta come vuole. Ma io non riesco a capire questo, la casa delle libertà, no? Quindi, faccio quello che mi pare, dice. Sì, sì, no, perché è davvero un'interpretazione surreale che se le siano dimenticate quando queste ragazze avevano degli accordi per arrivare all'aeroporto, ma semplicemente non sono riuscite ad arrivarci. Ma non si tratta solo di loro, si tratta, lo dicevi, di migliaia di persone. Adesso bisogna concentrarsi su quel che c'è da fare. Che cosa c'è da fare? Una safe zone, la proposta Macron, una safe zone vicino all'aeroporto di Kabul, la proposta cercando di tenere dentro questo accordo anche Russia, Turchia, Cina. La prendiamo domani. Perché tu non devi dare sponde, no? Domani riprendiamo domani da qui. Torniamo. Da questo punto ricominciamo domani. Domani. Grazie Annalisa Cuzzo Crea, grazie a Senaldi, grazie al professor Bassetti. A domani. Grazie.